poiché egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le sue vie. Lo psicologo americano Maslow, nel secolo scorso, ha elaborato la teoria della motivazione umana, secondo la quale tutti noi abbiamo dei bisogni fondamentali, che Maslow presenta in un ordine gerarchico, in base alla loro importanza per la motivazione e la sopravvivenza. Alla base della piramide ci sono quei bisogni che devono essere soddisfatti prima di poter passare a concentrarsi su un altro tipo di necessità. È interessante notare che dopo i bisogni fisiologici, mangiare, bere, dormire e dove vivere, Maslow indica che i bisogni di sicurezza fisica e psicologica sono collocati nel primo piano della piramide. Afferma che se ci sentiamo insicuri fisicamente, a rischio di violenza, danni o morte, o emotivamente, senza autostima, amore o senso dell'appartenenza, non possiamo pensare ad altro. E questo lo vediamo nella vita moderna, dove ci sono sempre più professionisti che ci offrono servizi che ci danno sicurezza fisica ed emotiva. E sempre più persone ricorrono a loro a causa dell'atmosfera di insicurezza che si respira. Leggendo il Salmo 91, ci rendiamo conto che coloro che amano Dio e che hanno scelto di affidargli il controllo della propria vita possono godere del miglior servizio di sicurezza personale che esista. Questo servizio è fornito direttamente da Dio, attraverso il potente esercito di angeli che eseguono i suoi ordini, ed è garantito a coloro che vivono volentieri, sotto l'ombra dell'Onnipotente, come leggiamo al versetto 1. Leggendo il Salmo 91, inoltre, scopriamo che i servizi di sicurezza di Dio forniscono protezione contro gli attacchi personali, le pestilenze o le epidemie, i terrori notturni o diurni, contro il male in generale e contro qualsiasi tipo di piaga. C'è anche un altro aiuto per superare i momenti di crisi, un aiuto contro l'angoscia e la depressione, e afferma che Dio ci offre salute e lunga vita, e se non bastasse anche la vita eterna. Ma dobbiamo ricordarci sempre che queste promesse sono offerte solo a coloro che hanno riposto la loro fiducia. Tu sei il mio rifugio e in te confido. E il loro amore nel Signore, il loro augurio per questa giornata, è che in questo momento stiamo firmando il nostro contratto con la compagnia del Signore e ci stiamo mettendo sotto le sue ali. Buona giornata con il Signore.